L'intervento di megaliposuzione è un intervento che viene effettuato per rimuovere grosse quantità di adipe localizzato o diffuso. È un intervento molto particolare che viene effettuato più per ridurre volume e peso del paziente che per motivi estetici. Di solito è per motivi acquisiti, perché il paziente aumenta questi volumi in seguito, per esempio, ad aumento di peso o gravidanze. Quando il paziente ha grossi volumi di adipe, anche in più zone del corpo, noi possiamo rimuovere questi volumi mediante una tecnica molto personale che è la megaliposuzione. Con questa tecnica siamo in grado di rimuovere in una sola seduta oltre 10 litri di grasso. E questo permette di modellare le forme del paziente, ridurre i volumi, ma anche di far perdere peso al paziente. Migliora i parametri lipidici, quelli glicidici, e riduce la pressione del paziente. L'intervento di megaliposuzione è un intervento che ci permette di ridurre il peso del paziente, oltre che i volumi e dare forma, perché è un intervento che viene effettuato per rimuovere oltre 10 litri di grasso in una sola seduta. Intervento molto personale, con tecnica personale, che noi effettuiamo in anestesia spinale preferenzialmente e talvolta in anestesia generale. Può coprire tutte le zone del nostro corpo e la tecnica prevede infiltrazioni ischemizzante, poi la lipoemulsificazione con laser o ultrasuoni per ridurre il sanguinamento che altrimenti sarebbe eccessivo, e questo ci riduce anche i rischi dell'intervento chirurgico, che ovviamente sono superiori a qualunque altro tipo di intervento: ematoma, infezione, seroma e possibilità di mandare il paziente in anemia. Questo tipo di intervento viene effettuato con sonde di maggiori dimensioni, perché abbiamo necessità di aspirare maggiori volumi di grasso. Comunque, una volta finito l'intervento, la paziente verrà medicata con medicazione compressiva che rimane in sede per 7-10 giorni e poi una guaina di contenimento che deve rimanere in sede per 30-40 giorni. Questo tipo di intervento ha necessità di un giorno di ricovero, non posizioniamo drenaggi e il risultato si vede bene a 6-7 mesi dall'intervento.